Storie di pescatori disperati. Angelo Mancuso, lei quanti anni ha prima di tutto? 47 anni. Da quanti anni fa il pescatore a Sant'Agilla? Dal 2011. Dal 2011, il suo è l'unico stipendio che entra in casa? Sì. Lei è sposato? Sposato, figli, bambini. Quanti? Piccoli, due piccolini. Entrambi minori? Sì. Siete in affitto anche? Sì, case popolari. Case popolari. Lei quanto riusciva a portare a casa al mese? Al mese riusciva a portare roba di 1000 euro, 2000 euro. Quindi indispensabili per poter vivere, lei, sua moglie e i suoi due figli, entrambi minori. Esatto. Adesso come fare? Come fare? Siamo proprio distrutti, proprio non c'è più niente, è morto. Lei ha qualcuno, qualche parente che può aiutarla? Nessuno. Lei ha detto a sua moglie delle difficoltà, insomma, cosa è emerso anche dal fatto che lei ha detto giustamente in famiglia, guardate, attualmente la situazione è questa, non stanno più entrando i soldi. Io dovrei fare altro sul pescatore, lavorare diversamente. Diverso dal pescatore? Lei cosa sa fare? Cosa ha fatto lei nella vita prima del pescatore? Prima del pescatore, diciamo... Cosa ha fatto? Cosa ho fatto? Altri lavori. In altri settori. Adesso lei è attualmente un pescatore, è in regola, sì, col consorzio ittico. Sì. Se dalla regione non dovesse arrivare nessuna risposta, che fare? Anche perché si parla certo di soldi, di lavoro che non c'è più perché è tutto distrutto, ma anche di una serie di interventi che voi chiedete alla regione per almeno ripristinare la zona. Almeno, io dico, almeno come fanno tutti gli altri mura, ovvero a Sant'Antioco, di mettere la semenza e darci una mano d'aiuto dalla sua regione. Almeno questo ce lo devono fare.